Benvenuti sul canale YouTube La Città del Crati TV. Bisignano è il suo santo patrono. San Francesco di Paola è il santo patrono della città e viene ricordato ogni anno con delle solenni processioni. Lo scorso 14 luglio, per festeggiare degnamente la figura del taumaturgo, non solo si è provveduto alle cerimonie religiose, ma anche ad un dibattito pubblico dove hanno partecipato studiosi e estimatori del santo più conosciuto al mondo. La tavola rotonda è stata promossa dalla parrocchia e da Don Cesare De Roses di Bisignano Centro, con la collaborazione della Città del Crati e da Apollo Edizioni. Il patrocinio è stato dell'amministrazione comunale. Ancora un appuntamento che concilia spirito e mente, che favorisce la crescita sociale e cristiana in una comunità molto devota del santo patrono, appunto, di San Francesco di Paola. Presso la sala conferenze dei minimi, con introduzione ai lavori di padre Morosini, la presenza dell'autrice, presentatori, il bibliotecario dell'epoca della casa dei minimi, padre Rocco Benvenuto, e il sottoscritto, come vecchio critico di Francesca Sanvitale, che è scomparsa qualche anno fa. Francesca Sanvitale è una milanese, passata per Firenze, poi si è fermata a Roma. Ha lavorato alla RAI, ha curato moltissime sceneggiature di teleromanzi, ha pubblicato tre romanzi, una raccolta di saggi, una raccolta di racconti e poi Verso Paola. Dopo questo romanzo breve ha pubblicato il suo ultimo lavoro, che è un'opera molto importante, Il figlio dell'impero, sul figlio di Napoleone I, di Napoleone Bonaparte. Ebbene, perché questo titolo Verso Paola? Perché il romanzo descrive un viaggio di un uomo che raggiunge la propria moglie Matilde a Paola. Ci trova a Paola presso i parenti. Lui scende quindi da Bolzano fino a Paola, attraversa tutta l'Italia. Ma il viaggio è anche un viaggio attraverso i meandri del Nilo, dove emerge quella che è l'inquietudine dell'essere. Un viaggio quindi anche interiore. E in questo contesto Paola assume una dimensione particolare. Sant'Umile da Bisignano e non solo, segno che in questo territorio le figure di santità sono diverse e tutte meritevoli della massima attenzione ed estimazione. Il vernacolo a Bisignano. Con vernacoli in piazzetta, la promozione di una serata all'insegna del dialetto. Ancora una volta a promuoverlo è l'associazione intercomunale Città del Crati e la casa editrice Apollo Edizione. Si è svolto presso la piazzetta Giardini Pirozzo la bella serata in cui diversi autori di libri e soprattutto dei poeti che hanno dimestichezza con il dialetto si sono cimentati nelle loro declamazioni, raccogliendo tanti applausi e consensi. Dialetti a confronto per capire meglio le differenze e nello stesso tempo ricordare la matrice vera e radice di un linguaggio a tutti molto caro. Sono momenti di incontro, momenti conviviali, oserei dire,
che però ci aiutano, che dovremmo riproporre non solo a Bisignano ma anche fuori Bisignano, e perché no ancora qui a Bisignano, proprio perché c'è bisogno secondo me di un pubblico ancora più giovanile, quindi dobbiamo darci da fare per sensibilizzare di più queste occasioni, perché sono momenti importanti, riappropriarsi del linguaggio e capire e sentire il suono e di alcuni termini che ormai purtroppo vanno sempre scomparendo, ed è un vero peccato, non perché si debba parlare in dialetto, perché ormai la lingua italiana forse è superata anche quella, ormai soprattutto i giovani, io lo vedo con i miei figli e con tanti loro amici, ormai l'inglese la fa da padrone. Anche proprio l'altro ieri ho assistito all'esame di Stato fatto qui a Bisignano e tanti ragazzi preferivano parlare in lingua inglese, e questo mi ha colpito molto, per cui i ragazzi, diciamo anche i nostri, sono abbastanza ormai bravi, perché anche in ambito lavorativo è una lingua ormai di cui non si può fare almeno per andare fuori dal territorio. Però ecco, riappropriarsi della propria lingua e capire il significato, il linguaggio dei nonni, le fiabe del focolare, non è soltanto una questione di lingue, è anche un modo di tenere vivo quel ricordo, quella memoria di quei bei momenti, ecco, in cui le nonne raccontavano storie. Non esistono enormi differenze tra lingua e dialetto. La prima viene riconosciuta dai parlanti di un determinato paese ed assume carattere di ufficialità, viene indusata come lingua veicolare. Tale prerogativa viene negata invece al dialetto, che rimane pertanto circoscritto ad una ristretta area geografica, e spesso la popolazione che lo parla lo giudica come un idioma rozzo, inelegante, informale. Eppure ogni dialetto ha la propria dignità, la propria rispettabilità, la propria considerazione, acquisite nel corso dei secoli. Ma in che modo e quando si sono formati i vari dialetti nell'area linguistica europea e in particolare in Italia? Dante afferma nel De Vulgari Eloquentia che in Italia i dialetti parlati ai suoi tempi erano più di un migliaio. Questi si sono formati nel momento in cui il potere politico ed economico degli ultimi imperatori romani andava sbiadendo e il substrato linguistico, precedente al dominio di Roma, inesorabilmente riemergeva a discapito della lingua latina imposta ai popoli dominati insieme con il codice e tutto l'apparato religioso. Con la conquista romana la lingua latina si era infatti diffusa in Europa e nel bacino del Mediterraneo e conseguentemente si era sovrapposta alle lingue parlate in precedenza da quelle popolazioni. Per non disperdere il patrimonio, il comune di Bisignano ha patrocinato la manifestazione e in particolare l'iniziativa, che alla sua prima edizione ha messo in campo personaggi molto in gamba e conosciuti nella comunicazione. È stato un misto di emozioni e piacere di ritrovarsi e di ricominciare a discutere nella lingua madre, quel dialetto che ha mostrato di essere molto più espressivo della stessa lingua italiana. Una poesia mia, allora. Sì, vabbè. Perfetto, perfetto. È una canzone questa qui. Io ve la leggo la poesia. Ti guardo in tra luce e di stido lucicare. Ti guardo in tra luce e di un campi iuro che s'anneca. Non era che mi farà ciulla. Ti guardo in tra luce e mi accarezza un velluto rosso, rossi, i rosa da maschina. Ti guardo in tra luce e la domanda, allora, recitami, che ero Padre Eterno, ti guardo in la luce e lei, amore. Complimenti, complimenti, professore Longo. Io... Sì, le chiedo scusa, ma il nostro tempo, avremo modo... Ecco... Non si preoccupa. La seconda poesia invece si chiama Miseria.
Miseria, non partiri mia. Tu ti hai trovato un buon compagno. Lo giorno ne andiamo pa via. A sera ne spartimo lo guaragno. Lo giorno mi metà una nazita. Come ci io tutto scicato. Pare che la miseria rassusia all'anima mia sarà legata. Pia devozione ad un Natale, io visitare un bambinello. Come mi ha visto, si è messo a guardare, dicendomi, pure tu, si poveriello. Lo figli Maria, su patara, con un oro solo tenia a cammisella. San Giuseppe lo guardava e riria. Erano poverielli, come a mia. Lo mondo è fatti tiraturo, a poverella non si marita. A ricca puro se una mascatura, ognuno la vuole per chi te la vigna. Lo ricco a ogni tavolo è imitato, lo poveriello ne fosse a digno. Mora allo ricco una croce indurata, un poveriello manco che le digno. Sopra la terra un poveriello non una scarpa né cappiello, solamente dopo morto che nessuno ci fa torto. Valenze Begattia a Bussodera, mineche ciauni, ciauni cali, ciuttelli, ciuttelluzzi, massangio e pistice. Vi ho voluto salutare nel gergo dei calderai del mio paese, perché noi non abbiamo soltanto dialetti, abbiamo anche qualche gergo. E appunto i calderai avevano il loro gergo di mestieranti, un gergo che è quasi scomparso. Non lo usa più nessuno, anche perché i paesani lo ignoravano, era solo dei mestieranti, ed è un peccato, anche perché è ricco di termini con radici arberge, di termini con radici greche, calio, bello, scalio, dando il valore dell'alfa privativa all'esse, brutto, grasia, il vino. Detto questo, caro Franco, volendo smentire quello che ti ho detto qualche sera fa a San Demetrio Corone, che mi trovavo meglio ad interpretare gli altri più che me stesso, stasera interpreto me stesso. E tu? No, io vi voglio parlare d'amore. E allora il dialetto è l'amore. Perché il dialetto è l'amore? Sì, il dialetto è più carnale, i suoni si sentono di più, ma in realtà c'è un motivo, diciamo, terapeutico. Il dialetto, le parole dialettali mi riportano a quando ero bambina. E in fondo l'amore è tornare bambini. E quindi molto spesso scrivo in vernacolo, in dialetto, perché ritrovo ancora di più quella dimensione così piccola del diventare piccoli, perché ci sono quelle parole che mi ricordano di quando ero piccolina. E l'amore ci fa sentire piccolini, ci fa sentire quasi spontanei, quella spontaneità di quando siamo bambini, ecco, è proprio quella, è una ricerca della parola per ritrovare l'emozione giusta. E allora vi leggo qualche poesia dai miei libri d'artista. Che purtroppo c'è un po' di vento, non posso aprire, ho paura che poi vola tutto. Allora, vediamo un po'. Ce n'è una, c'è una parola che non si usa più. Almeno non la sento più fra... cioè, se noi diciamo dammi un succo d'arancia, no? In dialetto, i bambini, perché io insegno, sono una maestra, i bambini non lo chiamano più un Portogallo, lo chiamano arancia, anche se parlano in dialetto, dunemi un bicchiere arancia, non esiste più questo un Portogallo,
o Portogallo, perché era una parola legata, è un frutto che ci portavano i portoghesi e veniva chiamato così. Quindi non mi soffermo a parlare dell'origine della parola, non c'è, almeno in questo momento non voglio leggervi la poesia, non ci interessa. Ma il riprendere questa parola in una poesia, che poi è una poesia d'amore, mi riporta a quel senso di quando ero bambina, di quando mio nonno mi sbucciava un Portogallo e mi dava uno spicchio, quindi mi ridà quel senso e quell'emozione che voglio raccontare nella poesia. E la poesia è... Ti aiuto, eh? Sì! Un morso d'arancia. Tu sei un mozzicone e Portogallo. Sgrizzano i carni appena migno i rienti, ma poi la luce si spanne dintra bocca e tra lingua e palato t'assapuro. Quindi inizio a leggere questa mia poesia, che l'ho scritta all'età di 22 anni, per pubblicarla poi quando ne avevo 27. Primavera, anche io il titolo rigorosamente in italiano. Segno dell'assistenza, scusa. No, in questo caso no, forse devo mettere gli occhiali, scusa. Quello. E il testo in dialetto. Brilleccata e galapusa si presenta la nuova festosa. È primavera e tutto risbiglia, passa per mare, foresta e giardine, canta in cielo, sera e mattina. Per ogni casa è scoccolato in un giuro, che si soggiorna che regna l'amore. E dentro il suo cielo tutto ardoroso, e lo cardillo suono grazioso. Puro gallo va cantando, che ogni cosa sta germogliando, in già l'aria c'è tanta armonia, e tutta la gente su mezza via. Pure i vecchi che sono temurosi non resistono a stare chiusi. O solo in cielo e ne stare a guardare, ogni finestra fa luccicare. Sono mille colori tutte ardorose, tutte armoniose, e le quadrarielle su tutte festose. I giovanelli per i venelli iettano all'aria canzone paesana, sta luce stagione ogni cosa ne sana. E sopra il cielo azzurro pettato a che la violetta che all'orto è nata. E questa era primavera. Un'altra notte di Natale, che richiama anche una tradizione tipicamente non solo bisignana, ma anche di altri luoghi della Calabria, che è il fuoco di Natale, cioè il fuoco della veglia, dell'attesa della nascita di Gesù Bambino. C'è una stella, cielo che brilla, posta la luce in mezzo ogni via, in ogni casa, in ogni famiglia. L'angelo festoso li sente cantare, contiente gente, tempi Natale. Per Orione c'è un fuoco appicciato, vigliate paesane, con buon meno che è nato Signore, in già o presepe, attorno a zambogne e pecorelle, con suoni fischiette e ciaramelle. È nato più grande e più cerille, è nato per ricche e poverielle. Le fa compagnia, mezzo una via, Luciucci, una vacca, Giuseppe e Maria. E queste sono, diciamo, le mie poesie giovanili, 16-17 anni. Poi ora invece con voce e controcanto è qualcosa davvero di emozionante, anche perché si canta in un periodo, diciamo, un momento forte della fede, della nostra fede. E allora, o lamento di Maria, sentite lo lamento di Maria, o buona gente che avete trovato, che ha perso lo suo figlio per le vie e mo lo faccio anno per le strade, pensando, sola mi ricordo, mi ricuoglio senza retia prezioso figlio. Chiamatemi Giovanni che lo voglio, quando mi aiuterà a chiangere a mio figlio. E San Giovanni, che era dolce composto, sempre a Maria ronava consigli. Sconsolata Maria, come amo fare? Rido tuo figlio, che nova ne posti? Iura se lo venia a 30 denari quando faceva razione all'orto. Iura per luciarire forse rannato, schiava se fece di ruderno pace. Figlio, se chiave ti vorrà sanare, ma c'è su grande e grosse
Rurova, ma c'è per mia rimedio non cinnare. Se ce ne fosse, non ne troverai. Se qualche mamma perde lo suo figlio, lo perde all'Uvietta, era malato, da me c'è dei parenti visitato. Vien dove piglio, prezioso figlio. Maria l'ha perso in un trunguno di croce, ma l'ho trattato con mille rispetti. Oh Maria, oh madre mia, se mi vuoi vedere al monte di Carvani a venire, che là ci trovo e mi trovo tutto un sanguinato, dello sangue mio riscordato in. Voglio una veste del suo negro panno, tutta a piessi mia venite venne. Chi l'ha detto lo venere era di uno, guadagna 13 anni di perdono. Che l'avesse detto lo vennero passato, guadagna 13 anni di peccato. Mi giunno in terra e niepita mi piglio. Nessuna mamma mora per mio figlio. Grande sto, e la muconda. Chiego i mi monaco, e la muconda. Chiego i mi monaco, erchete o potamon santinoxia, che cate venicato stoialo. Che ho la tapudia tragudau, e a dirte tocca lo chiero. E la muconda, che goimi monaco. Museo per Luigi Fumarola, inaugurato dal sindaco di Bisignano Francesco Fucile, allestito con tutti i cimeli dell'atleta che tanto ha vinto nello sport. Ok. Perfetto. Adesso al pomodoro andiamo a vedere questa bellissima stanza dei ricordi, un bel museo dedicato. Presentatrici di Octagon, tutti insieme a mangiare, campione del mondo, stage, Maurizio Steck, sì. Tutti campioni del mondo, ci abbiamo vissuto insieme. Senatore, questo è Gianluca. Quindi la apro soprattutto per il titolo. Ne restano un primo che è massiccio. Ho cercato di custodire per bene tutte le cose di mio figlio che indossava per i combattimenti, ha portato tante vittorie. Queste sono le cose sue preferite. Quindi c'è tutto qua. Tutto per voi classificato. Tutto. Poi c'era papà, non ti preoccupare, che era il cinema della macetta e nella tua. Ma si lavorava notte e giorno, sempre già pari. E quindi queste sono le ultime cose care che mi sono rimaste.
No, di te. Ancora mi mancano schema là dove ci sono altri 500 foto. Non era pronto, se no l'avevo messo. Ma lo puoi sempre, come dire, arricchire, hai fatto tutto da solo, anzi sei stato, come dire. Ho dovuto modificare tutto. Ho cercato di creare. L'estero non ti manca. Una cosa bella. I cantanti emergenti. Alice Bifano è una ragazza che piace cantare, va a scuole di canto e di recente si è ben presentata al Teatro Redentano di Cosenza, conseguendo ultimi risultati. Chiudiamo questo numero del settimanale con la musica, regalando ai nostri telespettatori una voce incantevole, appunto quella di Alice. That you are the reason.